A distanza di un anno da quella che fu definita una pandemia mondiale, siamo andati a chiedere alle persone come è cambiata la loro vita. Tra chi ha perso il lavoro, chi è rimasto recluso in casa per mesi e ancora ne soffre, fino a chi ha rivalutato, grazie al Covid, il valore del tempo. Così è cambiata in un anno la vita dei pesaresi. Cosa è cambiato nella sua vita in un anno di Covid? Beh, innanzitutto ho iniziato a fare del sanissimo yoga e mi è andata via la cellulite finalmente. Per fortuna poco rispetto ad altra gente, però insomma si stava meglio prima, penso sia universale, ecco. Diciamo che si sono apprezzate più determinate cose che solitamente avevano meno spazio, ecco, a livello proprio di vita in casa, però speriamo che finisca presto, ecco. Lei il Covid l'ha avuto oppure no? Per fortuna no. Speriamo di continuare così. Ho la fortuna che il Padre Eterno mi ha fatto il regalo, che mi ha detto tu sei esente, quindi tu stai tranquillo che tu per i prossimi anni vado tranquillo. Quindi questa è una notizia che mi ha fatto coraggio. Le abitudini sicuramente, anche il modo di vedere la vita, i valori della vita, la quotidianità è cambiata sicuramente tanto e basta. Che cosa le ha insegnato questa malattia, diciamo, come è cambiata la sua vita in un anno? Ma allora, diciamo che per quanto riguarda gli affetti, così siamo tornati un po' alle origini, no? Magari il valore della famiglia, più tempo insieme, eccetera. Però sono delle restrizioni che comunque a livello psicologico ci hanno cambiato tanto e mi auguro che finisca più presto, ecco. Tutto, guarda, io organizzavo eventi nel settore delle discoteche e quindi vi lascio immaginare cosa si è cambiato, è un anno che non lavoro. Noi siamo fermi e soprattutto non solo siamo fermi, non sappiamo quando ripartiremo. Mai. Ma ha cambiato tutta la nostra vita, specialmente a noi vecchietti, mentre prima andavamo a fare la passeggiata, andavamo di qua, andavamo di là, adesso niente, siamo rinchiusi dentro casa. Dove vai? Io abito in centro, una città alle 5:30 è morta, non c'è un'anima viva, i negozi in via Branca la metà hanno chiuso, lei mi dica come possiamo vivere, a me, io ormai sono vicina agli 80 anni, me ne frega fino a un certo punto, ma i giovani come fanno? Io ho 4 nipoti che sono rinchiusi dentro casa da quando è cominciato. È mai possibile una cosa del genere? Praticamente tutto, perché siamo reclusi in casa, io ho 3 figli e quindi trascorrere tutte le giornate con 3 figli, con tutte le problematiche che poi ne conseguono, non è facile. Anche far capire loro l'importanza, no, di questo periodo che è molto faticoso per noi e ancora di più per loro, perché a livello relazionale questi ragazzi sono praticamente isolati.